Oh mio Dio. Bella ragazzi, carichi come non mai da FuseGamer. Oggi ragazzi, come vedete, siamo a San Siro. Oggi ragazzi, Inter-Napoli, una partita importantissima, un big match assurdo. Non ci vediamo in chiacchiere ragazzi, vi chiedo un like di supporto per questo video fantastico, per una reaction storica, per un motivo che vedrete tra poco. Quindi raga, andiamo dentro. Raga, sono stato boicottato. Godo. Che devo fare però? Il rito? Due scale però. Praticamente lì si sta riscaldando il Napoli, vedo il buon Juan Jesus, Di Lorenzo, Osimhen. A proposito, ditemi cosa te ne commenti, chi ha le scarpe bianche da qui, da questa inquadratura, va? Mentre qui abbiamo l'Inter con Nicolò Barella, vai, io attenzione a questo, mi fa molta molta paura. Da pronostico, dai, sincero, sinceramente, da scommettitore, non da tifoso. 2-2. Vai, te lo confermo. Pure te. Raga, formazione del Napoli. Ma perché sei andato in giro? Comunque Correa, San Siro, che stadio, che meraviglia raga, mamma mia. Barella, ci siamo. C'è anche Andrea Petagna. Vai Mirko, Kevin. Devo aiutare l'ore! Velore da raga! Maestro! Maestro KK, ma io ce l'ho qua vicini! Dai ragazzi! Dai ragazzi! Ciao Luciano! Parte dai ragazzi! Dai 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 dai! Prima di qua si attacca, dai! Mettila, mettila meglio. Va bene, va bene, va bene, va bene. Però mettila Fabian, meglio. Mamma mia che occasione. Da Lautaro, vicinissimo al gol. Velore, velore. Bella raga, dai, dai. Grande vantaggio a Milano, dai. Teniamolo, teniamolo. Mamma mia, voglio un figura in merda, ci sono stato solo io, fa bocca, fa bocca. Forse tocco di mano di Koulibaly, vediamo il VAR cosa dice. Speriamo di no, ovviamente. Rigore per Rinder raga, dai Ospina, ti prego, speriamo, vediamo Çalhanoğlu, dai David, attaccando l'Inter,
per ora è equilibrata. Peccato, peccato, vabbè, andiamo. Dai, 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 dai. Mamma mia, ancora Lautaro. Così bello, così bello, così bello. Vai. Mettila giù, Pita, mettila giù. Bravo. Vai di testa. Nulla. Oh, grande azione, eh. Dai, Jun, ce la stiamo giocando bene. Forse un po' centrale, però. Doveva finire così sto primo tempo, era perfetto per lui, perfetto. Adesso è tosta, eh, adesso è tosta. Non so chi abbia segnato, però noi stiamo subendo veramente tanto. Purtroppo ci poteva essere il pareggio, ma ci sta anche la per ora la vittoria dell'Inter. Il primo tempo, raga, ho detto un 2-1 che ci può stare. Era partito forte forte il Napoli, seconda fase un po' calante, dai, però ci crediamo, crediamoci con Sassuolo, dai, sempre. Cominciata, aveva io un po' di gente davanti, però c'è il mitico Alessandro Vitra Madri, però comincia, dai, vai io. Come sono usciti, raga, porca miseria, ma porca miseria, raga, ma sveglia, dai, mettila, Marò! mettila bene, sono spaccato, no, che è successo, no, raga. Attenzione, speriamo non sia niente, dai. Voglio esce Osimhen. Speriamo non sia niente di grave, per lui qualcosa all'occhio a quanto ho visto. E entra Petagna. Mannaggia miseria. Mi dispiace per Osimhen, però dai Andrea, fatti valere, dai. Grande duello, eh. Grande duello. Lautaro Namani. Provala! No! Ciao raga, ciao ciao. Era nell'aria, raga, il gol di Lautaro era nell'aria, 3-4 tiri ha fatto dall'inizio della partita. La vedo difficile senza Osimhen. Vediamo. Che giocatore Ivan Perisic, raga. C'è da fare complimenti perché è un campione vero. Dai. Ma che cazzo, l'hanno fatto dire sto secondo tempo. Vai più uno.
lampo, una scossa, all'improvviso ci voleva questo. Mancano 12 minuti più recupero, dai. Dai, vai tu. Forza Tris, grande gol, eh. Ma perché, guagli, ma perché non hanno fatto l'udire in questo secondo tempo, ma perché? Vai, mettila. E vai! No! 8 minuti di recupero, vai giù. Dai, vai giù, 8 minuti, ammea! Mettila! No! Ma tu no! Via di fa! Bravo, Frank! Mettila! Finita, l'occasione l'abbiamo avuta, è finita. Porca miseria, fammela rivedere. Stava da solo. Da solo stava. Finita, raga. Che rammarico. Ma perché siamo stati spenti? Per tutto praticamente il secondo tempo siamo usciti negli ultimi 15. Perché? Ci siamo ancora! Vai! E Napoli comunque in secondo tempo è pauroso, mamma. Secondo tempo però, cioè, siamo usciti negli ultimi 15. Mamma mia, che parola! Che fortuna che sono usciti troppo tardi da Napoli, si attacca bene, è pericoloso. Vai! Vabbè raga, staravamo una bella partita. Che vedo di. Assurdo il fatto che alla fine ci siamo mangiati due gol, Mertens solo nella porta, solo lui e la porta, l'ho rivisto il replay. Almeno un pareggio dopo portarcelo a casa, che comunque adesso facciamo rientrare l'Inter che ritorna a meno 4, adesso non lo so. Niente, voglio, ci becchiamo, forza Napoli.